dei danni, che cosa fa? Uno, due, tre. Questo è il treccino sulla pina. Perché questo, quanto può essere arricchito? Abbastanza. Quello che si dice raffinare vuol dire lavorare finemente, nel corpo si trasforma in forza. Credeteci o meno, questo diventa un muscolo, se desiderate muscolo. Diventa potenza interiore, se desiderate potenza interiore. È la scelta vostra. Quello di aneddoto della segretaria del maestro. Il segretario mio maestro, una volta che lo aspettavo, è aiutato perché aveva avuto a che fare con un cuore di bambino, lo conoscevo all'epoca, gli chiedo, ma tu pratichi? Ah, un po' di sicuro. Ah sì, sì. Metto una mano su quelle carte e la tira su. Ah, dico io. Inutile dire che ho passato la giornata a cercare di fare su quelle carte. Poi non ce l'ha fatta più, ho chiesto maestro, ma lui a ridere, sì, ma tu con una mano la uccidi, ti interessa uccidere con una mano o tirare su fuori di casa? Perché subito, quando smetterai di voler uccidere con una mano, tirare su fuori di casa per intero. Di quello vuol dire, io scelgo. Questa forza raffinata, dove la voglio mandare? Nella mia forza, nella mia calma, nella mia gioia, nella mia... Siete voi a scegliere. E giù cominciamo a operare le gambe. Adesso risalendo e stendo. Deve essere certo questo. Ridiscendo e scendo ancora. Mi devo passare per il mezzo. Non devo essere zelante, devo passare per il centro. Risalgo e sono di nuovo. Riscendo e i gomiti vengono verso me. Giro e rimango sotto. Occhio al ginocchio destro, non deve cascarmi all'interno, deve rimanere là. Adesso scendo, sono sempre qui. Salgo, giro tenendo tutti quanti. Da qui discendo prima, poi penso al bagno. Proviamo. Manta. Accelerazione. Quindi accelerare la novella dentale, continuare il piano, ha prodotto che cosa? Una onda. Adesso lo farete anche voi, ma non ci vuole. Andate. Tornate un po' dietro. Ecco, questo che avete fatto prima. Ricordate? Questo, tolgo e poi continuerò. Però vi rendete conto che qui, rispetto a questo ostacolo, fino a scusi, rispetto a questo ostacolo? Provocano uno spazio, non genero tanto movimento, no? Ho bisogno di generare forza di inerzia per sfruttarlo. Quindi io devo andare di là. Qui c'è l'accelerazione, non l'allentamento, la continuità laterale, che è quella che ci sta facendo. Per contare la colpa adesso. Quindi mettete così, andate di qua, accelerate, rallentate e riallungate. Okay. Non c'è spinta per il impatto, non c'è impatto sull'impatto. Non c'è, se lui spinge contro me, proviamolo prima, mettiamo così il braccio. Lui spinge, io
ritorno. Quindi quando sentite una pressione sulla vostra spinta, questa, dovete fare cedere e ritornare. Allora, io faccio il mio movimento. Arrivo qui, qui incontro uno che spinge, cedo e ritorno. Come fa l'onda quando parte contro lo scotto? Va via e prova di nuovo. Finché non spacca lo scotto. Andiamo a fare un più. Questo crea un sacco di dispersioni che non arriva niente da qua. A me devo partire da questa forza. L'estensione delle dita. Richiamo le dita. Arriva sull'avambraccio, arriva sulla spalla, passa nel torace, va nell'altra spalla, arriva lì, comincia a produrre perché che mi serve. Se invece è grossolano, ma non lo sto conducendo, non funziona. Io devo condurre, devo prendere lì, stare qui, mettere qua, andare lì, pian piano espandersi da dove va. Questo è il Yin. Qui non c'è nessun movimento esterno, ma c'è, siccome sono bravino in lì, ho riprodotto tutte le sensazioni che mi dà lì internamente e il sistema muove lo stacco. Quindi non faccio più vedere esternamente qualcosa che arriverà, ma lo riproduco nelle sue caratteristiche principali, nuovo, ed è visibile, espandibile, costruibile e abilità di lì, invisibile, Jin. Potenza eccessiva, eccessiva, sovrastante di Jin, cioè dell'invisibile, e accumulo di Jin e uso di Jin. Quindi quando io ho accumulato Jin, posso usarlo e avere molta più sostanza anche in Jin. Ma i Jin l'abbiamo sempre, sono solo lì. Quindi è una cosa molto fisica, è l'energia vitale. Facendo esercizi complessi che coordinano il corpo in maniera non umana, si è scoperto che moltiplica raffinando il proprio Qi. Quindi più Qi, più Li, più Qi. Mentre l'esercizio esterno, ripeto il tuo, brucia. Bruciaci, fa collassare lì perché l'artrosi è un casta e dopo un po' fa restringere l'anziano gente e il sistema non si muove. Capito? Non sta a salire, non sta a salire. L'abilità di Dio è uno strumento eccezionale, le forme di qualsiasi cosa si fa. È facile e difficile. Basta che siano tutte quante finalizzate allo sviluppo di lì. Ci sono purtroppo molte forme che non sono finalizzate allo sviluppo di lì, ma sono solo esterne. Questo fa quell'altra cosa, cioè su, su, direzione, estensione, recupero. Questo è quello che vi ho fatto vedere all'inizio, magari all'inizio. Ok, più capibile adesso. Sì, adesso però solidifica la tua posizione. Metti la tua mano qua. Adesso questa reazione arriverà su lui. Allora, io vado a 1, lui solidifica, io da qua ritorno e schianto.
Nel lavoro a coppia in base a questo semplice del mondo, io porto tutto al piede, il piede porta tutto le braccia e adesso lui porta questo al piede, il piede alle braccia, di nuovo io porto questo, come se rimbalzasse, lo riporto di nuovo su e lo riporto di nuovo giù. Questo scambio di base di cui ci serve a lavorare questa espansione sul piede mano. Non ha niente a che vedere con deviare, fare un anello. Per provarti due. Piede destro. Piede destro, lunga sinistra, girando su se stessa, collocato dalla lingua. Questo lo faccio, lo faccio. Il scalo del fare. Sono messo. Come il dito della porta. Apre il palmo. Chiude il palmo. Avviare il palmo. Con tutto il resto in mano. Quando fate iniziare a fare una cosa? Apri il palmo, chiude il palmo, apri il palmo, apri il palmo, rilassi il palmo, rilassi il palmo. Ok? Però adesso apro la pianta del piede e poi apro la mano. Quindi non è apro il segno, scendo, apro le piante del piede, come vorrei fare più grande, poi apro la mano. Quindi prima questo si trasferisce poi nella mano. Lo faccio.